Bentrovati carissimi e carissime, oggi 9 novembre noi ricordiamo Santa Elisabetta della Trinità. Ascoltiamo. Elisabetta Cathé, che nel monastero carmelitano di Dijon sarà chiamata Elisabetta della Trinità, nacque a Camp d'Avore nel 1880. A 17 anni si sentì chiamata al Carmelo, ma la madre le negò il consenso, proibendole qualsiasi rapporto col monastero fino alla maggiore età. A 21 anni poté finalmente realizzare il suo sogno. Quando oltrepassò per la prima volta la soglia della clausura, la udirono mormorare: «Dio è qui, come è presente, come mi avvolge». La vita della carmelitana, scriveva in una lettera, è una comunione con Dio, dal mattino alla sera e dalla sera alla mattina. Se egli non riempisse le nostre celle, i nostri chiostri, come tutto sarebbe vuoto. Ma noi lo vediamo in tutto perché lo portiamo dentro di noi e la nostra vita è un cielo anticipato. Nel corso della sua vita, Elisabetta approfondì il mistero di Dio Trinità, restando incantata davanti alla rivelazione del troppo grande amore di Dio. La sua anima era tutta immersa nel mistero dell'amore che le tre persone divine si scambiano da sempre, coinvolgendo l'intera creazione nel loro abbraccio. Elisabetta si trovò dunque personalmente coinvolta nelle relazioni d'amore che legano il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, interamente dedita al suo compito di adorazione. Diceva di sé: «Io sono Elisabetta della Trinità, cioè Elisabetta che scompare, che si perde, che si lascia invadere dai tre». Volle esprimere questa sua interiore esperienza componendo una splendida e lunga preghiera alla Santissima Trinità, pregando anche di diventare una vivente lode di gloria per Dio. Nel 1905 venne colpita da una terribile malattia, allora incurabile, che visse come un'offerta, arrivando al punto di preoccuparsi lei per Dio. Diceva: «Quando mi distendo sul mio lettuccio, penso che salgo sul mio altare e gli dico: mio Dio, non preoccuparti. L'angoscia mi prende talvolta, ma allora mi metto dolcemente in pace e gli dico: mio Dio, questo non conta». A volte stringeva al cuore il piccolo crocifisso che le avevano dato nel giorno della sua consacrazione religiosa e diceva: ci siamo tanto amati. Nel novembre 1906 Elisabetta muore, persuasa che alla sera della vita solo l'amore resta. Le sue ultime parole furono: «Vado alla luce, all'amore, alla vita». Voglio proporre a voi di Santa Elisabetta uno scritto, è scoperto anche dopo la sua morte, una lettera che lei preparò proprio per la priora di quel monastero e le scriveva: «Lasciati amare». Questo è il testo. Lei è straordinariamente amata, amata di quell'amore di preferenza che il Maestro, ossia Cristo, ebbe per alcuni e che li portò così in alto. Egli non le dice come a Pietro: «Mi ami tu più di costoro?». Madre, ascolti ciò che le dice: «Lasciati amare più di costoro», cioè senza temere che alcun ostacolo si frapponga tra noi, perché io sono libero di riversare il mio amore su chi voglio. Lasciati amare di più di costoro, questa è la tua vocazione. E restando fedele ad essa, tu mi renderai felice, perché glorificherai la potenza del mio amore. Questo amore saprà supplire alle tue mancanze. Lasciati amare di più di costoro». Ebbene, noi pensiamo di essere noi quelli che dobbiamo amare Dio e forse dimentichiamo proprio questo, che una delle azioni più importanti, delle missioni di ogni vocazione è quella di lasciarsi amare di più e sempre di più da Dio. Ci lasciamo amare dal Signore oppure chiudiamo le porte del nostro cuore alla sua azione, alla sua grazia che vuole venire a guarirci, a salvarci e a farci sentire sempre, sempre più speciali ed importanti. Bellissimo questo insegnamento che questa santa ha fatto proprio alla sua priora. Vogliamo farlo anche nostro e quindi vogliamo lasciarci amare dal Signore più di costoro, di più e sempre di più. Santa Elisabetta, prega per noi.